collegare Italia e Francia attraverso i sentieri, questa è l'idea di Progetto Intense. In particolare, di che cosa si tratta? Sì, il Progetto Intense è un progetto di interpartenariato tra Italia e Francia, in particolare tra alcune regioni, Provenza, Costa Azzurra, Corsica, Liguria, Toscana e Sardegna, in cui si è voluto fare una serie di interventi, una serie di investimenti, quindi ad ampio raggio, per migliorare l'usabilità di un percorso che è ideato tra, diciamo, tra il sud della Toscana e il sud della Francia. E quindi qui ci troviamo nel nodo che è tra la Toscana e la Liguria, quindi noi abbiamo fatto una serie di interventi che migliorano la fruibilità ciclistica in questo tratto. E sabato 12 facciamo un evento, diciamo, di promozione in cui alcune decine di ciclisti con bici elettriche e con delle guide utilizzeranno questi percorsi quindi nelle zone, diciamo, tra il fiume e le colline di Castelnuovo, di Ortonovo, di Sarzana, i Bozzi Saudino e così via. E quindi faremo un bellissimo giro in cui alterneremo tratti a piedi, tratti in bicicletta, andremo a visitare delle aziende agrituristiche e così via. In dettaglio, proprio sul parco di Monte Marcello Magravara, quali sono stati gli interventi e se ci sono stati degli interventi che non erano già stati programmati, come la riqualificazione dei sentieri, che quella è ordinaria? Allora, sono state una serie di interventi, per esempio di attraversamento dell'Aurelia e dalle parti di Culuni, di Castelnuovo, e il rifacimento di una zona che è una zona di scambio, appunto, lì arrivano i pullman, possono partire le biciclette, eccetera, in quelle zone vicino abbastanza agli scavi di Luni, anche se non esattamente in quella zona, e poi altri, per esempio, altri consolidamenti dei fondi lungo i canali, e il tutto per andare a rimediare alcune situazioni che erano delle cesure, cioè erano dei punti in cui non si poteva più utilizzare, diciamo, il percorso ciclabile, perché intreccia diversi altri percorsi, dalla via Francigena al canale Lunense e così via. E quindi questo è stato un meccanismo di cucitura, ecco, di questi percorsi, per dargli la massima continuità possibile, naturalmente con i tempi e con i fondi che eravamo disponibili.